ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi voglio farvi vedere cosa porto nel beauty case, perché da un bel po' che non vi faccio un video del genere. Come sapete, sono tornata da pochi giorni dall'Italia, da un viaggio in Italia a Trieste e a Venezia con il mio ragazzo e volevo farvi vedere, vi ho fatto un vlog in cui vi facevo vedere la mia night routine, quindi alcuni prodottini li avete visti, ma vi mancano tutti quelli della morning routine, altre cosine che ho portato con me, siccome ho cercato di occupare meno spazio e meno peso possibile, perché sapevo che sarei dovuta andare in centro Venezia, poi tornare in stazione, insomma scarrozzarmi la valigia in giro, ho provato a viaggiare quanto più leggera possibile e quindi penso di essere riuscita a trovare degli ottimi compromessi, perché appunto il beauty case è molto compatto e piccolino. In realtà questo è di Chanel, non so se sia in vendita questo modello oppure no, personalmente mi sto stato regalato dal brand, quindi non saprei se fa parte di qualche collezione oppure se è una cosa riservata ai clienti. Ma vediamo tutte le cosine che mi sono portata per una settimana, perché siamo stati 4 giorni a Trieste e 3 giorni a Venezia. Allora, primo prodotto, questo lo sapete, non può mai mancare, è il mio retinolo. Questa è la tretinoina Same, si può comprare soltanto in farmacia dietro ricetta medica. Ogni volta che menziono il retinolo ve lo dico appunto che serve la ricetta medica, ma non vorrei che qualcuno andasse in farmacia tentando di comprarlo, non è assolutamente possibile. Io non potrei assolutamente più vivere senza il retinolo, mi ha risolto il problema dei brufoli, mi ha risolto il problema dei pori dilatati, mi sta risolvendo il problema delle cicatrici, delle macchioline, è fantastico ed è il prodotto più potente contro l'invecchiamento della pelle, quindi ci sono studi dermatologici decennali e decennali su questo prodotto, sul retinolo. Quindi appunto, se ancora non avete comprato questo prodotto o uno simile, anche da banco in realtà, non necessariamente da farmacia, fatelo assolutamente. Poi, altra cosina che ho portato con me, naturalmente non può mai mancare l'SPF, questa è di Yepoda, è il DSPF BFF con fattore protezione 3. Questo è leggermente colorato, quindi dà anche un effetto più uniforme al viso, quindi fa un po' effetto BB cream, diciamo leggermente, ma senza lasciare effetto pastoso, non si vede addosso e lo posso utilizzare anche sotto al make up. Poi, altra cosina sempre di Yepoda, ho portato la The Make My Day Cream. Questi però sono tutti, a parte questo, di questo ancora non hanno fatto il mini size purtroppo, ma spero che lo facciano. Il resto dei prodottini che vi farò vedere invece sono tutti in mini size, c'è proprio tutto il kit in mini size di questi prodotti, oppure ovviamente c'è anche il full size volendo. Questa è la mia crema giorno, la utilizzo appunto soltanto la mattina, si assorbe in fretta ed è più leggera rispetto a quella che utilizzo la sera, che vi farò vedere. Altro prodotto sempre di Yepoda, questo è il detergente schiumoso, anche questo in versione mini. Quanto ho desiderato avere la mini di questo, perché ogni volta la bottiglia è gigante, me la portavo in giro, e si chiama The Bubble Double, appunto è un detergente schiumoso ma super 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 delicato. Lo utilizzo sia la mattina naturalmente nella doccia per lavare il viso, che poi la sera dopo essermi struccata. Poi, allora, sempre di Yepoda abbiamo, sì, devo fare veramente rifornimento perché sono agli sgoccioli, ma in realtà si possono anche ricaricare, ho visto, si possono aprire tranquillamente e ricaricare con il prodotto in full size volendo, ma appunto sto finendo tutto quanto. Questa è la crema che applico invece la sera, che in realtà è più una maschera che una crema, e si chiama The Midnight Magic. Lascia la pelle molto idratata, molto nutrita, quindi ha questa azione più nutriente che va ad agire durante la notte. E poi, allora, sempre di Yepoda ci sono ancora due sieri. Questo è The Glow Hero, quello più idratante di tutta la linea Yepoda, e poi ho portato con me The Repair Hero, questo lo utilizzo solo la mattina, contiene niacinamide e contro le macchie della pelle, questo ingrediente è favoloso, mentre questo, che è molto più nutriente, lo utilizzo soltanto la sera, ne bastano 3-4 gocce, lo mischio direttamente alla maschera per il viso ed è fantastico, specialmente per il fatto che utilizzo il retinolo, ho la pelle che tende a seccarsi e quindi The Glow Hero mi aiuta tantissimo. Poi, allora, sempre di Yepoda abbiamo un'altra cosina, e questo è il The Calm Balm. Questo è un balsamo struccante delicatissimo.
ha un profumo buonissimo e appunto sulla mia pelle è un tocca sana. Quando utilizzavo l'acqua micellare era, non tutte ma molte acque micellari tendevano ad essere un pochino troppo aggressive sulla mia pelle. Ve l'ho detto, da quando ho scoperto i balsami struccanti è stata la svolta. Appunto, questa è delicatissima, rimuove benissimo tutto il trucco e poi appunto vado a massaggiare, avete visto come utilizzo questi prodotti, poi vado a sciacquare e poi vado a detergere nuovamente con la mia schiuma. Come al solito Yepoda mi ha lasciato un codice sconto per voi ragazzi, e questo è un codice sconto pazzesco perché è per festeggiare i 3 anni, quindi il compleanno dei 3 anni del brand, è Nicole V Day e vi dà il 40% di sconto su tutto il sito, quindi qualsiasi cosa l'acquistate la pagate quasi la metà. Come al solito vi lascerò il link diretto al sito Yepoda giù nel box informazioni e vi riscrivo poi giù anche il codice sconto, così è più semplice. Altro prodotto super indispensabile per quanto mi riguarda, vi giuro che sarei andata fuori di testa se l'avessi dimenticato a casa perché non voglio mai saltare una notte, questo è il Revitalash ragazzi, il Revitalash è il siero che utilizzo per le ciglia, molti mi dicono che li sponsorizzo ma non è assolutamente così, è vero che il prodotto mi è stato inviato ma non sono assolutamente pagata, non sono in contatto con l'azienda per pubblicizzarvi questo prodotto, e che su di me è stato uno dei prodotti più miracolosi che io, cioè penso che le vediate, spero di essere a fuoco, penso che le vediate le mie ciglia in questo e in altri video, e sono, cioè sono lunghissime e io devo tutto al Revitalash. Altro prodotto che ho portato con me, e questo non riesco più a farne a meno ragazzi, vi giuro, crea dipendenza, è il mini rasoio per il viso, questo è di Braun, vi giuro ragazzi, vi posso assicurare, io da quando ho lavorato con Braun appunto per il lancio di questo face razor, di questo rasoio per il viso, vi giuro che ho capito perché è la svolta e perché in tantissimi giurano che la base make up riesce meglio, perché vi giuro che è così, cioè l'applicazione del fondotinta ragazzi e il risultato generale della base è 1000 volte meglio se andate ad utilizzare un rasoio per il viso. No, i peli non increscono più velocemente, no, i peli non crescono più in fretta, vabbè è la stessa cosa, no, i peli non ricrescono più scuri e no, i peli non ricrescono più grossi, sono tutti falsi miti. Se non mi credete andate su Google, perché ogni volta che menziono questa cosa si litiga nei commenti, quindi vi posso garantire che è così. E poi altro prodotto che ho portato con me, questo è Olaplex numero 3 in versione mini, non mi ricordo dove ho trovato la versione mini, mi sa che l'avevo scelta come campioncino o forse in un calendario dell'avvento, adesso mi sfugge, ma è stato una salvezza perché dovevo fare una bella maschera idratante ai capelli e finalmente ho potuto portarmi dietro Olaplex quando vado in giro, perché il full size che ho del numero 3 è gigantesco, è veramente un bottiglione enorme che non posso portarmi dietro, e quindi è stato un salvavita avere lui. Questo è, vabbè, è piccolino, sono 30 ml, quindi volendo tutto quello che vi sto facendo vedere in realtà si può portare anche sul bagaglio a mano, perché sono tutti sotto i 100 ml, incluso questo. Ovviamente avrò un paio di applicazioni con questo, non di più, perché naturalmente per andare a ricoprire tutti i capelli, appunto, già sono a metà, praticamente altra metà e l'ho finito, ma è stato fantastico. Sono riuscita a fare la maschera, l'impacco per capelli prima di andare a Venezia, anche se poi arrivata a Venezia si sono gonfiati come non so cosa, perché per tutta l'umidità che c'è Venezia, però appunto ho scoperto i mini di Olaplex e adoro. Poi in realtà vi sto facendo vedere il full size, ma in realtà ho portato con me il mini size di questo deodorante, ma l'ho finito e l'ho buttato, quindi vi faccio vedere il full size. Allora, questo io mi rendo conto che è il deodorante più basic del mondo, mi rendo conto che ci sono le versioni naturali, c'è la pietra, adesso non mi ricordo, insomma la pietra, quel minerale naturale che è un deodorante naturale. Allora ragazzi, io quelle pietre che mi avete consigliato in tanti, io quella l'ho provata, ok, non ricordavo il nome, si chiama lume di potassio, ragazzi io vi posso assicurare che su di me la lume di potassio non funziona, cioè io, vabbè è brutto da dire, ma quando l'ho utilizzato io
puzzavo. Cioè, quindi ragazzi, per me è assolutamente un no. In generale, tutti i deodoranti naturali che ho utilizzato, a parte uno di Lush, che è il più forte che hanno, a parte quello, tutti i deodoranti naturali su di me non funzionano, quindi io continuo ad utilizzare l'unico deodorante che so che non mi fa puzzare le ascelle, ok? È brutto da dire, ragazzi, però è così. Ed è il Dove. La versione semplice va benissimo. Io ultimamente sto prendendo la Invisible Dry, appunto per gli aloni, eccetera. È una cosa che funziona, secondo me non si cambia. Saranno 15 anni almeno che utilizzo Dove e continuerò a fare così, ok? Anche se mi dite che sono schifezze, Nicole, no, ma devi prendere quelli naturali. Ragazzi, se non puzzo, per me va benissimo. Poi, allora, altro prodotto che ho portato con me, questi sono i patch per il contorno occhi, per andare ad idratare il contorno occhi. Quando vado in vacanza vado sempre a dormire tardi e poi mi sveglio presto perché non voglio mai saltare la colazione negli hotel e quindi ho bisogno di portare con me dei patch idratanti un po' per, appunto, per idratare la zona del contorno occhi, che quando dormo poco mi escono subito le occhiaie viola. E questo, appunto, ve li menzionavo nel video di ieri, questi sono i Sublime Skin Eye Patch di Comfort Zone. Mi sto trovando molto bene con questi patch, devo dire, mi piace che siano appunto imbustati singolarmente, così è molto più semplice portarli con me. Sono a tutti gli effetti una maschera idratante e, come vi dicevo, una volta finiti questi inizierò ad utilizzare quelli di Pixi che mi sono appena arrivati, che avete visto nell'ultimo video haul. E poi, ultimo prodotto che ho portato con me, questa è la crema occhi di Face Theory e ha un nome impronunciabile, Okuwake Eye Cream. Comunque, appunto, è una crema occhi. Questa è molto leggera, vi devo dire, si assorbe molto in fretta, però mi piace più per il giorno che per la sera. Sarebbe stato meglio se avessi portato un'altra crema un pochino più densa per la notte, perché questa è un po' troppo liquidina per i miei gusti per la sera, però, appunto, un'ottima crema idratante. Anche questa non crea problemi se subito dopo vado a truccarmi. Questo è tutto, mia family, per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio gigante e, come al solito, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.